Houston a uno di qualche anno fa. Nel 92. Yo yo. C'ho quasi più niente di questo. Sai, non si finisce. Com'è la vita di un artista? Intanto forse bisognerebbe cercare di dare una definizione a questo artista ormai, cosa sia. Però è un po' difficile, non me la sento, quindi ti dico che la vita dell'artista è una vita divertente, dolorosa, felice, pessima, giocosa, frustrata, e quindi c'è un po' di tutto dentro questa vita. Allora, la creatività credo sia un insieme di tutto quello che hai detto. Quindi stomaco, cultura, passione e stomaco sono abbastanza vicini. Sono tante le componenti che determinano la creatività, cioè il fare, quest'urgenza di voler tirar fuori robe e dare un senso a quelli che sono le tue immagini mentali, queste figurine. C'era un pittore amico che ora non c'è più, che le chiamava figurine, no? Queste cose che a volte ti vengono fuori la mattina o nel dormiveglia e vedi e capisci che quella è la cosa. E a volte vengono così, a volte poi ci lavori sopra, raffini, togli, aggiungi, però ecco, è un insieme, la creatività è un'esigenza. Io sono partito facendo, diciamo, l'artista a 360 gradi, nel senso ho fatto gli studi, le cose, le prime mostre, prima pittura, e poi da lì mi sono avventurato nell'installazione, usando sempre materiali abbastanza semplici e classici. Poi ho iniziato a sentire un'esigenza diversa, che era quella di avere a che fare con cose che avessero anche una funzione, cioè che potessero anche servire, no? E quindi il percorso è diventato un percorso duale, in cui da una parte facevo un po' l'artista, da un'altra invece guardavo all'oggetto di design che si poteva fare e usare, no? Quindi, e anche con una valenza artigianale di un certo livello. Le due cose non sono semplici da portare avanti, però insomma io ci ho provato e ci provo tuttora e mi diverto ugualmente. È chiaro, quando fai un lavoro creativo come può essere la pittura, a seconda della pittura che fai, perché poi c'è quella che ha bisogno di molto tempo, che non è per niente creativa, perché una volta che ti hai impostato il lavoro si tratta solo di esecuzione tecnica e quindi c'è ben poco. In un lavoro un po' più diretto, un po' più immediato, ti giochi tutto in pochi minuti, in poche ore, in pochi attimi, e quindi lì forse viene un po' più fuori tutto quello e non c'è funzione, quindi è più libera e di conseguenza il massimo forse della creatività lo dai nell'espressione quella appunto madre, secondo me, che rimane nonostante la sua morte ormai decretata da anni, che è la pittura. Quello che mi diverte un po' è stare un po' sul filo, no? Per cui mettere insieme le cose, quindi la cornice vecchia con un lavoro che dovrebbe, o forse è, ma lo è per forza, perché siamo oggi, viviamo oggi, poi lo dice adesso, quindi è assolutamente contemporaneo. È un po' il gioco che ho sempre fatto, cioè come il lavoro, non so, un vecchio lavoro che era il prosciutto di Marma, che era un prosciutto vero e proprio, però fatto con un marmo di Carrara venato. E il gioco sta lì, nella marma, marmo. C'era un altro lavoro, sempre sulla falsa riga di questi, che era il marmigiano reggiano, c'era una forma esattamente identica a una forma di parmigiano, tutta, però di marmo anch'essa. Quindi, sai, sempre sul crinale un po' del gioco, del prendersi in giro, usando materiali sempre classici, il marmo, il bronzo, cioè il castle, che è un castello di carte da gioco, sono di marmo anch'esse, di Carrara, sottilissimo, serigrafate e dipinte, no? Impossibile giocarci in realtà, perché sono di marmo e quindi potrebbero rompersi. Nella pittura lo stesso, cerco di fare un po', di prendermi un po' in giro e di lavorare sul crinale, cercando di rischiare un po' e di buttare via tutto ogni volta. Due anni fa, come ti dicevo prima, è da un po' che non lavoravo, che non facevo, ho fatto pochissime cose negli ultimi anni. Sono andato ad allestire una mostra con un amico
e mi è scattata di nuovo la roba. Il giorno dopo sono andato da un ingrosso qua che vende articoli e belle arti a Siena e ho comprato tipo 30 tele, ho ricomprato tutti i colori e poi nel giro di una settimana ho fatto 15 quadri, nel senso mi è ripartito proprio la follia, quella roba lì che non sentivo da anni, con risultati lontanissimi da quelle cose molto più formali che facevo prima. Forse mi sono un po' liberato, sai, stando un po' fuori dal sistema dell'arte, mi sono un po' disintossicato da quel modo che quando sei dentro non ti rendi conto di avere, ma che è quello che ti porta a fare le cose giuste, perché, e che non esistono, no? Però che nell'ambito dell'arte si sa che certe cose si possono fare perché sono quelle giuste. E altre cose sono out, quello è trendy, quella, capito? Cioè c'è un sacco di, secondo me, sovrastrutture che fanno sì che poi uno sia meno libero, no? E che non riesca a dare il massimo di sé perché ci sono cose oltre le quali non si può andare, nonostante tutto. Capito? Allora il fatto di essere un po' distaccato a me personalmente mi permette fare i conti con me stesso a studio e fare le mie robe, poi vengono gli amici, arriva il collezionista e magari, capito? Però abbastanza in libertà. Io guardo molto tutto quello che fanno gli altri. Ultimamente non leggo molto, però ascolto moltissima musica. Giro molto in rete, ma neanche tanto, anche lì perché dopo un po' uno si intossica. Cerco di riappropriarmi di un rapporto che è quello con la campagna. E allora quest'idea di andare a stare al sud, in Puglia, insomma l'idea è quella di stare qualche mese in un luogo dove il rapporto con quello che sta fuori di te, sia che sia vegetale, animale o umano, sia un po' diverso, un po' più vicino a come forse eravamo tempo fa. Io trovo che ci siano raffreddati i rapporti, la gente ha molta paura, paura proprio di rapportarsi, di vivere, di dire le cose, di essere se stessi, di... E quindi la paura che riporti nell'arte è quella che frega tutti, perché in arte non ci può essere paura, se c'è paura c'è la fine, perché un artista non può aver paura. Te deve avere il coraggio di tagliare la tela, il coraggio di... cioè, quelle robe lì. L'artista ha delle responsabilità precise, le ha avute e dovrebbe anche oggi averle. Credo sia molto difficile, ormai ho come la sensazione che anche nell'ambito dell'arte, quando ci si occupa di problemi, e quindi tutta quel coté di artiste si occupano della natura, dell'ecologia, di questioni politiche, ambientali, quindi a volte ho come la sensazione sia un po' troppo di moda, è molto sull'onda che è giusto quella cosa lì, e quindi non so quanto sia sincero. Io ho avuto nella vita 3 incontri importanti riguardo all'ambito artistico, molto importanti. Il primo in Accademia delle Belle Arti è stato il mio professore di anatomia, che non insegnava anatomia a Firenze, che era Marcantonio Tanganelli, personaggio fantastico, pazzo, scatenato, grande artista, che è entrato nella scia degli anacronisti e era il più bravo di tutti, in assoluto, con Calvesi negli anni Ottanta. Si è impiccato qualche 10, 12, 15 anni fa. Grande persona. Dopo di lui ho avuto la persona di poter frequentare per gli ultimi 4-5 anni della sua vita Luciano Pistoi, che è stato un grandissimo amico, e poi dopo di lui Plinio De Martis, un altro grande vecchio dell'arte italiana, anche lui personaggio meraviglioso, e questo ha fatto sì che poi i rapporti con altre persone nell'ambito dell'arte fossero un po' più vuoti, cioè quando poi mi ritrovavo a parlare col mercante, il gallerista, ecco, questi sono stati per me fondamentali, dei grandi amici con cui ho fatto anche delle cose. Ma prima amici, forse la cosa che sono riuscito a fare bene nella vita è questa qui, di non riuscire, cioè alla fine di non riuscire a fare l'artista. No? Quello di essere sempre stato un pochino, dopo che ho capito come funzionava, un po' fuori, un po' a distanza. E quindi me le sono inventate nere, per non stare dentro, capito? Quindi per cercare di stare un po' fuori, mi desse quella libertà tanta da potermi permettere di buttare via tutto ogni volta. Ora ci risiamo un po' dentro e a volte mi domando perché. Forse grazie agli amici, grazie a cose fatte insieme ad altri che però hanno uno spessore umano che prima ho trovato solo in quelle persone di cui ti ho parlato.